Bene, continuiamo a parlare di dinamica, in particolare delle forze, e oggi ci occuperemo delle condizioni dell'equilibrio, che in realtà abbiamo già visto, quindi sfruttiamo essenzialmente il primo principio della dinamica, il quale afferma che se la somma delle forze risultanti che agiscono su un corpo dà valore nullo, allora il corpo permane nello stato di moto nel quale si trova, quindi se è fermo rimane fermo. Se in moto rimane in moto con la stessa velocità vettoriale, cioè di moto rettilineo uniforme. Abbiamo anche visto che prendiamo per esempio, ecco, l'altra volta ho fatto un disegno un po' migliore di questo forse, ma questo è un tavolo, se mettiamo un libro sul tavolo, ok, sul libro agisce sicuramente la forza peso, diretta verso il basso, verso il centro della Terra, ma per il fatto che il libro sta dove lo appoggiamo, ne deduciamo che esiste anche un'altra forza, perché altrimenti il libro cadrebbe. L'altra forza è dovuta alla presenza del tavolo e prende il nome di reazione vincolare, in modo tale che la forza risultante, che otteniamo sommando vettorialmente le due forze, peso più la reazione vincolare, dà il totale zero. E quindi il corpo è in equilibrio. Ok? Il tavolo svolge la funzione di vincolo, cioè limita le possibilità di movimento del nostro libro, impedisce il moto in verticale, mentre lascia libero di spostarsi in orizzontale. D'accordo? E quindi la reazione del piano si chiama reazione vincolare o forza normale alla superficie del tavolo. Attenzione, questo l'avevamo già visto. Che succede invece se incliniamo leggermente il tavolo? Quindi se poniamo il nostro corpo, il nostro libro, per esempio, su un piano inclinato. Questo è il nostro piano inclinato, supponiamo che questo sia l'orizzonte, e quindi l'inclinazione ha un valore alfa. Qui c'è il nostro libro. Okay. Sul nostro libro continuano ad agire due forze, quelle di prima, la forza peso, che è sempre diretta lungo la verticale, ma stavolta la forza esercitata dal tavolo impedisce il moto perpendicolarmente al tavolo, quindi è comunque una forza perpendicolare, disegniamola così, alla superficie del tavolo. Ora le due forze non sono più antiparallele, non è più vero che R è opposta a P, e quindi la forza risultante in questo caso è diversa da zero, cioè non ho più equazione di equilibrio. Andiamo a vedere come calcolare la forza risultante. Ok? Per far questo, possiamo già premettere che la forza risultante sarà una forza che muove il libro lungo il tavolo, perché non può muoverlo perpendicolarmente al tavolo. Per far questo, ripeto, abbiamo a disposizione due strumenti essenzialmente. Uno è la tecnica della scomposizione in cartesiana delle forze, che è quello che conosciamo già, e un altro lo impareremo a breve, che è il metodo trigonometrico, che ancora non conosciamo, perché nel corso di matematica ancora non abbiamo trattato. Utilizziamo la scomposizione. Per scomporre le forze possiamo applicare una coppia di assi cartesiani opportuna, quindi utilizzando degli assi o delle direzioni naturali. Quindi non necessariamente una orizzontale e verticale. Qui direi che la cosa più conveniente, fatemi disegnare in verde, è una direzione lungo il piano, chiamiamo questa quella parallela al piano, o se preferite lungo l'asse X, e poi c'è quella perpendicolare al piano, ecco, o chiamiamola questa Y. In questo contesto, ok, il vettore reazione vincolare, cioè
la forza esercitata dal tavolo sul libro ha una componente solo lungo y, quindi avrà 0 lungo l'asse delle x, o se preferite parallelamente al tavolo, e r, che vedremo poi quant'è, lungo l'asse delle y o perpendicolarmente al tavolo. Ok? Quindi R, il vettore R, è perpendicolare al tavolo e quindi è diretto lungo l'asse normale o l'asse delle Y, come abbiamo indicato in questo disegno. Un pochettino meno semplice è scomporre P. È abbastanza semplice rendersi conto che se aumento l'inclinazione del tavolo, aumenta questo angolo, ma aumenta anche questo. Quindi anche quest'angolo misura alfa, quindi l'angolo che il vettore peso fa con la verticale. Ok? Se immaginiamo di scomporre, fatemelo rifare qua sotto, ridisegno i due assi che abbiamo, scusate, l'asse X, quello lungo il tavolo, e qui c'è l'asse Y, quello perpendicolare al tavolo. E qui abbiamo il nostro peso. Qui in questo disegno mi occupo solo del peso. Ok? Quest'angolo, abbiamo detto, misura alfa. Quindi se scompongo il peso, lo disegno, che ne so, in rosso, avrò due componenti, lo proietto lungo l'asse delle Y, quindi questa è la componente del peso perpendicolare al piano, questa invece è la parte del peso parallela al piano inclinato. Ok? Quindi nel nostro sistema di assi il vettore peso avrà componenti sia lungo x che lungo y. La componente lungo x qui parallelo è orientata nel verso positivo dell'asse delle x, mentre PY è orientata nel verso negativo, perché è opposta alla direzione positiva, che è quella verso l'alto. Quindi se congiungiamo, ecco, disegniamo PX in questo modo, se questo è P parallelo, allora il triangolo formato dai tre vettori P perpendicolare e P parallelo è un triangolo rettangolo. Proprio per questo motivo abbiamo scelto un sistema di assi cartesiani ortogonali, no? E se osservate, il cateto opposto ad alfa, che è P parallelo, possiamo misurarlo o valutarlo come l'ipotenusa, che è P, per il seno dell'angolo alfa, dato che il seno di alfa è cateto opposto diviso ipotenusa. Quindi cateto opposto vale ipotenusa per seno dell'angolo. Mentre P perpendicolare, per la stessa ragione, varrà ipotenusa P per il coseno dell'angolo alfa, dato che P perpendicolare è parallelo, cioè è adiacente all'angolo alfa. Ok? Queste sono le due intensità dei due vettori componenti, P perpendicolare e P parallelo. Se preferite PX e PY, come volete. Questo possiamo chiamarlo anche PX e PY. Quindi il nostro vettore peso avrà componenti sia lungo X che lungo Y. La componente lungo X, ripeto, è P parallelo, che è orientata come l'asse delle X, quindi sarà più P per il seno di alfa. Mentre la componente Y, che misura sì P coseno alfa, ma è diretta verso l'interno del tavolo, quindi lungo la direzione negativa del nostro asse, quindi sarà meno P coseno alfa. Ok? Detto questo, dopo aver scomposto sia la reazione vincolare che la forza peso, possiamo calcolarci la forza risultante come il vettore peso più
la reazione vincolare. Ok? Per come è fatta la reazione vincolare, questa forza avrà componenti solo lungo l'asse delle y. Lungo l'asse delle y sarà nulla. Perché? Perché il libro, come ho appena detto, non può muoversi perpendicolarmente al tavolo. Quindi lungo l'asse y non ci saranno, cioè la risultante non avrà componenti, sarà solo lungo l'asse delle y. Quindi in sostanza possiamo disegnare qui, ecco, la reazione l'avevo fatta in verde, mi pare, no, in rosso. La reazione vincolare, che è questa R qui, cancella o bilancia P perpendicolare, in modo tale che il libro è libero di muoversi lungo l'asse parallelo, lungo la direzione parallela al piano inclinato, ma non lo può attraversare. Ok? Quindi, andare ad analizzare quali sono le componenti della forza risultante, la componente parallela al piano e la componente forza risultante perpendicolare al piano, avremo che parallelamente al piano, cioè lungo l'asse delle x, avremo la forza peso e nient'altro, perché la risultante, cioè la reazione vincolare, ha una componente lunga lungo l'asse, nulla lungo l'asse delle x. Mentre lungo l'asse delle y, o l'asse perpendicolare al piano, avremo la reazione vincolare meno la parte del peso perpendicolare al piano. E questa darà il risultante nulla. Ok, qui abbiamo P sen alfa e questa vale P cosen alfa. Oppure possiamo vedere anche in questo modo: la forza risultante è la somma vettoriale di peso più reazione vincolare. Il peso ha componenti P parallelo e meno P perpendicolare. La reazione vincolare ha componenti 0 e R. La loro somma, per fare la somma vettoriale, sommo componente per ogni componente, quindi la forza risultante sarà P parallelo e R meno P perpendicolare, appunto. E questa parte abbiamo detto che deve essere 0 perché non c'è moto perpendicolarmente al piano. Quindi avremo che, dato che la forza risultante non ha componenti perpendicolarmente al piano, R meno P perpendicolare deve valere 0, cioè la forza vincolare dovuta al piano vale quanto la componente del peso perpendicolare al piano stesso, cioè il peso per il coseno dell'angolo alfa, dell'inclinazione del piano. Mentre la forza risultante parallela al piano varrà la parte del peso parallela al piano, cioè il peso per il seno dell'angolo alfa, che è diverso da zero, motivo per il quale se inclino il libro tenderà a scivolare in assenza di attrito. Attenzione, per un attimo vedremo cosa succede se teniamo conto anche di quello. Ok? Quindi ritorniamo alla figura di partenza. Se consideriamo il nostro piano inclinato, dell'inclinazione alfa, qui c'è il nostro oggetto, il libro, l'effetto dovuto, fatemi disegnare in blu, era il peso, ecco. La reazione vincolare R in rosso, e la forza risultante, facciamola in verde, è la parte del peso parallela al piano. Questa è P parallelo, che in questo caso è uguale alla forza risultante. Mentre la reazione vincolare bilancia la parte del peso perpendicolare al piano. Ok? Quindi in queste condizioni, in assenza di attrito, va anche detto,
La forza risultante è diversa da zero e il corpo scivola lungo il piano inclinato, lungo la direzione di forza del dp parallelo. Che succede se vogliamo che il corpo rimanga in equilibrio? Beh, affinché il corpo rimanga in equilibrio, quindi per fare in modo che il corpo sia in equilibrio, ho bisogno di un'altra forza, di bilanciare P parallelo. Quindi come posso fare? Beh, per esempio, di disegnare il piano un'altra volta, ecco qui, questo è l'angolo alfa, questo è il nostro libro. Ok, cosa faccio? Beh, prendo un chiodo, per esempio, lo inchiodo su questa parte e collego una fune. Metto una corda, quindi lego il libro a una corda. In questo modo avrò che le forze in questo caso sono tre. Ho il peso, la reazione vincolare, R, che bilancia la parte del peso perpendicolare, e disegniamola in viola, e la tensione del filo. Se lego il libro a una corda, allora avrò che la forza risultante è la somma di tre forze. Quindi avremo la reazione vincolare del tavolo più la tensione del filo più il peso dell'oggetto. Ok? Quindi se ho equilibrio, l'equilibrio lo vedo se il libro sta dove l'ho messo, quindi se rimane in equilibrio, allora la forza risultante vale 0. Ok? Ma la forza risultante, ripeto, che otteniamo dalla somma vettoriale delle tre forze, la otteniamo sommando componente per componente. Riscrivo le componenti. Il peso vale P parallelo al piano, meno P perpendicolare al piano. La reazione vincolare ha solo una parte in Y, che è quella che bilancia P perpendicolare, poi la tensione del filo, che avrà componenti solo lungo la direzione parallela al piano, perché il filo è disposto parallelamente al piano, quindi sarà T. Ma siccome è diretta verso sinistra, qui possiamo anche mettere un meno t, dove per t intendiamo l'intensità, la lunghezza del vettore, qui avrà 0. Il totale, quindi forza risultante, l'ho fatto un po' rosso, sarà P parallelo meno t lungo la direzione del piano e R meno P perpendicolarmente al piano. Quindi entrambe queste componenti sono nulle se il corpo è in equilibrio. Quindi dalle condizioni di equilibrio otteniamo che P parallelo meno T vale 0, R meno P perpendicolare vale 0, da cui la tensione del filo vale P parallelo, cioè il peso per il seno dell'angolo alfa. La reazione vincolare vale P perpendicolare, cioè P per il coseno dell'angolo alfa. Quindi detto in generale, se ho un corpo lungo un piano inclinato e voglio che il corpo sia in equilibrio, okay, devo applicare una forza, in questo caso quella del filo, che bilanci la parte del peso parallelo al piano, cioè che sia il valore del peso dell'oggetto per il seno dell'angolo. Facciamo un esempio: se abbiamo un oggetto che pesa, ha una massa m di 3 kg e si trova su un piano inclinato di 20 gradi, okay, allora il peso dell'oggetto vale m per g, cioè 3 kg
9,81 metri al secondo quadrato, quindi circa, fatemi recuperare la calcolatrice, se ci riesco. Ecco qui, 29,41, 29,43 Newton, l'angolo alfa di 20 gradi dà un seno che è pari a 0,342,02, il coseno zero virgola nove tre nove sei nove, e quindi avremo che la reazione vincolare prodotta dal tavolo, cioè la forza con cui il tavolo bilancia P perpendicolare, vale P per il coseno di alfa, quindi 29,43 Newton per 0,93969, quindi fatemi rifare il calcolo. Allora, 3 per 9,81 per il coseno di 20 gradi viene 27,66 Newton, mentre la tensione del filo, cioè la forza che ho impiegato per bilanciare P lungo il piano inclinato, cioè P per sen alfa, vale 29,43 newton per 0,34202. Quindi 3,981 per il seno di 20 gradi, 10,06, diciamo 0,7 newton. Che questa forza, 10,07 newton, è quella di cui ho bisogno per far sì che il corpo sia in equilibrio lungo questo piano inclinato, inclinato di 20 gradi. Ok? In mancanza del filo, della fune, il corpo scivolerebbe lungo il piano inclinato, mosso da una forza di pari entità, mentre la parte del peso perpendicolare al piano viene bilanciata dalla presenza del piano stesso, della reazione vincolare del piano. Ok? Ci sono domande? Attenzione, se prendete, non so se riuscite a vedermi, se prendo un oggetto e lo appoggio lungo un piano inclinato, un piano orizzontale, questo rimane in equilibrio. Però se inclino di poco il piano, l'oggetto non si sposta se non quando l'inclinazione supera una certa soglia. Attenzione. Se ho un piano poco inclinato, l'oggetto rimane fermo lo stesso, si muove solo dopo che l'inclinazione raggiunge un certo valore o supera meglio un certo valore critico. In quel caso il corpo si sposta e scivola lungo il piano inclinato. Come mai se l'inclinazione è troppo piccola, scusate, se è troppo piccola il corpo non si muove? Questo è dovuto al fatto che qui agisce la forza d'attrito. Fatemi scrivere un poco meglio. È una forza piuttosto particolare, ok?
In che cosa consiste la forza d'attrito? Beh, consiste nel fatto che ci sono dei processi, degli effetti che ostacolano il moto. Quindi il libro sul mio tavolo non si muove se non supero, se la forza applicata, se la forza che tende a muoverlo non supera questa resistenza al moto. In generale, quindi, la forza d'attrito produce questo effetto, ostacola il moto, cioè va a ridurre l'effetto delle forze che tenderebbero a muovere l'oggetto. Quindi le sue caratteristiche sono un po' subdole perché mentre la forza peso è sempre diretta verso il centro della Terra, dove comunque si muove l'oggetto, se io prendo, immaginate di avere qui una cassa appoggiata al pavimento, se io prendo una forza e spingo la cassa verso destra, chiamiamola questa forza motrice, allora l'attrito è una forza che la spinge verso sinistra, perché ostacola il moto. Viceversa, se io spingessi la stessa scatola sulla stessa superficie, dello stesso pavimento, verso sinistra, questa è la forza motrice, la forza di attrito per ostacolare il moto viene diretta verso destra. Quindi la forza d'attrito, ahimè, non ha un verso proprio, ma è diretta sempre ad ostacolare il moto, cioè diretta nel verso opposto in cui il corpo si muove. Ci sono diversi tipi di attrito, ma in realtà sì. Possiamo distinguere per esempio l'attrito radente, legato allo scivolamento di un oggetto su un altro, che è quello che abbiamo visto adesso. Poi c'è l'attrito volvente, che è più piccolo di intensità, che è quello legato a corpi che rotolano. L'attrito che il pneumatico di un'auto incontra mentre l'auto si muove, l'attrito con l'asfalto, è un attrito di tipo volvente. E poi c'è l'attrito, ad esempio, che incontra una foglia mentre cade dall'albero. Adesso è autunno, le foglie stanno cadendo. Mentre la foglia cade, l'aria ostacola la caduta della foglia. E questo è un fenomeno generale. Ogni volta che ho un oggetto che si muove dentro un fluido, insorge o si verifica una forma di attrito che ostacola il moto legato alla presenza del fatto che il corpo si muove all'interno di un fluido. Quindi in quel caso parlo di attrito viscoso. Il volvente, ripeto, è legato al rotolamento, quello radente allo scivolamento. Per adesso ci focalizziamo sul primo, l'attrito di tipo radente. Torniamo alla nostra cassa, se volete, appoggiata sul pavimento della stanza. E sarà capitato a tutti, l'esperienza ci dice che la cassa si mette in moto solo se la forza applicata supera una certa soglia. Questa soglia, cioè se la forza motrice è maggiore o uguale di una certa soglia che chiamiamo forza di attrito. Quindi l'attrito oppone una, tra virgolette, chiamiamola resistenza al moto, che è legata a cosa? Beh, l'attrito nasce dal fatto che se io vado a zoomare questa zona, cioè la zona di contatto, trovo che
Le superfici sono in realtà rugose, sia quella della scatola sia quella del pavimento. Dove ci sono i punti di contatto, si formano delle microsaldature, per vincere le quali è necessaria una forza. Okay? Se la forza è sufficientemente intensa, queste microsaldature si rompono e il corpo scivola. Se non è sufficientemente intensa, il corpo, la forza motrice non riesce a smuovere la cassa, d'accordo? E quindi l'intensità della forza d'attrito, quindi la massima forza opponibile al moto, è legata alla forza premente, cioè la forza con cui il corpo preme sulla superficie, che quindi in realtà è la reazione vincolare della superficie del piano in questo caso. E le due forze sono legate da un coefficiente mi, detto coefficiente d'attrito. O se preferite, d'attrito radente, per essere più precisi. Ok, facciamo un esempio. Supponiamo di avere una cassa che ha una massa M grande di 10 kg e di osservare il fatto che se spingo cioè cerco di spingere la cassa, la forza minima necessaria a spingerla è di 5 newton. Quindi se spingo con meno di 5 newton la forza non si muove, la cassa non si muove, mentre se da 5 newton in su si riesco a muoverla. Quindi questa è la forza di attrito che si oppone al moto della cassa, legata a queste microsaldature che si formano tra la superficie della cassa e quella del pavimento. D'accordo? Questo mi consente, cioè aver rilevato questo dato, mi consente di calcolare il coefficiente d'attrito mi. Perché? Perché il coefficiente d'attrito è dato da questa relazione. La forza massima che l'attrito oppone al moto, cioè quindi la forza che devo vincere per mettere in moto la cassa, vale mi per la reazione vincolare, che in questo caso è uguale al peso, perché la cassa è in equilibrio su un piano orizzontale. Abbiamo visto che in quel caso la reazione vincolare, o se preferite la forza premente, è uguale al peso. Quindi il coefficiente d'attrito mi lo posso attivare dividendo la forza d'attrito diviso il peso della cassa per un piano orizzontale, capiamoci. Quindi abbiamo 5 newton diviso 30 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, quindi darà un attrito piuttosto piccolino, ma mi va bene. 5 diviso 3, cos'erano 30 kg o 10 kg, scusate, ho detto male, mi ricordavo male, diviso 10 e diviso 9,81. Mettete in 0,05. Attenzione, essendo un rapporto tra forze, l'attrito è adimensionale. Newton diviso newton si semplifica tutto. Newton va via con chilogrammi metri secondo quadrato. E quindi più grande è questo numero, più intenso è l'attrito, quindi più difficile è spostare la cassa. Più piccolo è quel numero, più facile è spostare la cassa. D'accordo? E ripeto, ancora importante, l'attrito è il coefficiente d'attrito è un numero senza dimensioni, perché è un rapporto tra grandezza omogenea, un rapporto tra forze. Ultima considerazione che facciamo oggi è questa. Vi sarà sicuramente capitato di notare che quando spingo
torniamo alla nostra cassa di prima, ecco. Per mettere in moto un oggetto pesante come la cassa sul pavimento, mi serve una forza superiore a quella che mi serve poi per mantenerlo in moto. Perché? Perché in realtà l'attrito radente è di due tipi, statico e dinamico. Quindi ho due coefficienti, μs e μd. Per attrito statico si intende la forma di attrito che insorge, che si verifica, quando cerco di mettere in moto un corpo da fermo. L'attrito radente dinamico è invece l'attrito che incontro per mantenere un corpo in moto quando lo è già. E di fatto si verifica sperimentalmente che l'attrito statico ha un coefficiente normalmente maggiore di quello dinamico. Cioè, per tenere in moto un oggetto mi serve una forza più piccola di quella che mi serve per metterlo in moto quando era fermo. Perché? Beh, perché essenzialmente quando un corpo si muove, torniamo al disegno di prima, queste microsaldature sono meno intense. Sono più deboli, sono più facili da vincere se il corpo è già in moto, invece se è fermo sono più dure da vincere, da spezzare. Ok? Concludo dicendo che, tornando al nostro libro sul piano inclinato, eccolo, misurare l'angolo oltre il quale il nostro libro si mette in moto è una tecnica, una buona tecnica per misurare il coefficiente d'attrito tra il libro e il piano inclinato. Immaginate di avere il piano orizzontale, ci mettiamo sopra il libro e il libro sta in equilibrio perché la reazione vincolare bilancia il peso, inclinando via via sempre di più il libro, dopo un certo punto raggiungo un angolo oltre il quale il libro si mette a scivolare. La misura di quell'angolo mi dà la possibilità di misurare il coefficiente d'attrito tra il libro e il tavolo stesso. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Se ci sono domande, se no mi fermo qui.